Io spero che questa esperienza possa essere fattiva per me e per gli altri e per fare in modo che questa cosa possa portare degli ottimi frutti per noi, per tutte le nostre generazioni future, per creare un primo passo, ma un grande passo per il futuro, per tutti noi. La scelta di Monti rappresenta una straordinaria opportunità di cambiamento, una straordinaria opportunità per lasciare finalmente questa visione della politica e consentire che la politica ritorni al suo significato originario, quello di strumento. La politica è e deve essere solo ed esclusivamente uno strumento per il bene comune. Voglio dire solo questo, che il senso della partecipazione per me è riassunto e sintetizzato in un concetto. La speranza non si delega, la speranza si vive in prima persona, la speranza richiede un nuovo modo di partecipare alla vita pubblica di tutti coloro che fino a ieri, un po' per disillusione, un po' per disinteresse, forse hanno avuto, come dire, hanno concorso in qualche modo a creare le condizioni di un paese e di un territorio come il nostro allo sfascio. Io mi auguro sinceramente, così come abbiamo fatto io, così come l'hanno fatto i nostri amici, quante più persone possano condividere il nostro progetto solo ed esclusivamente per il bene dell'Italia. Se fino adesso molti di noi non avevano accarezzato l'idea di un impegno in politica, è forse perché da un lato non ce n'erano le condizioni. Un gruppo come il nostro 5 anni fa sarebbe stato considerato quasi alla stregua dell'esercito della salvezza. Oggi invece tutto è in gioco, tutto è in discussione, quelli che sembravano poteri forti e consolidati stanno, come dire, lentamente sgretolandosi, in alcuni casi invece il crollo già è avvenuto, e allora si apre un eccezionale spazio di praticabilità politica all'interno del quale noi vogliamo incidere profondamente. Tutto questo non deve più accadere. Bisogna cercare di avere alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica personale di altissimo profilo che possa lavorare nell'azione discerniera tra l'istituzione e il territorio. Il voto è espressione di un'azione autenticamente democratica, quindi noi vogliamo andare a dissodare le persone che hanno deciso fino adesso di stare alla finestra, spingendoli innanzitutto al voto. Poi riteniamo che forse una nostra azione di convincimento possa indirizzare queste persone sulla lista Scelta Civica, perché se tutti i voti sono utili, esistono voti più utili degli altri, e il voto veramente utile non è quello che fa vincere le elezioni, ma è il voto che consente di dare un governo al paese. L'Italia è un paese che ha assolutamente bisogno di un governo stabile, serio, accreditato in Europa e nel mondo.